Essere una famiglia affidataria per noi è stato essere disponibile, a ricevere un dono e ad accogliere qualcosa di nuovo, insomma, nella nostra vita. Sono due sorelline, 10 anni la più piccola e quasi 14 la più grande. Sì, sono con noi da 4 anni e mezzo. Completamente diverse. Perché una ragazzina è molto espansiva, l'altra è molto chiusa, una si sente in famiglia, l'altra invece ha più difficoltà a sentirsi in famiglia. Cioè, sono con noi Rispettando direi rispettando gli i loro spazi, i tempi, i loro loro tempi. spazi, prendendo quello che viene, volendogli bene così come sono. Era stata affidata a me una ragazza, perché aveva già 14 anni quando è arrivata da me. Questo percorso è stato lungo 3 anni, nel quale ci sono stati degli alti e dei bassi. Diciamo che gli alti sono quelli che mi hanno motivato ad andare avanti. È un percorso, di sfida e di forza. A me ha dato molto, è stata una cosa arricchente e lo rifarei. E l'idea che ce l'ho fatta, nel senso che sono arrivata alla fine e ancora la sento, condividiamo dei momenti, facciamo delle passeggiate, mi racconta il suo trascorso o quello che comunque sta facendo e quindi penso di aver avuto parte della sua vita. Essere genitori affidatari, non è una cosa impossibile, nel senso, certe volte magari abbiamo degli amici che ci dicono ma che bravi che siete, ma in realtà secondo noi è una cosa molto semplice, cioè una cosa che veramente possono fare tutti quanti. E, si tratta un po' di aprire le porte di casa, si tratta di dire guarda, ti metto a disposizione il mio tempo, ti metto a disposizione come sono, le mie fragilità, la mia gioia, tutto quello che ho. E condivido con te per non so per quanto tempo, se per un mese, se per un anno, se per 10 anni, e se hai voglia, insomma, siamo qua per accoglierti. E penso sia un'opportunità che non può che arricchire questa. A volte è un po' difficile perché pensi che dici io sto dando tutto me stesso, però non so se domani ci saranno ancora, se fra un mese ci saranno ancora, non so se quello che sto facendo darà qualcosa oppure no. E mi ricordo che mio suocero con molta serenità mi ha detto: guarda, ha detto, tu sei chiamato ad amare giorno per giorno, senza domandarti del domani, ma guardando solo l'oggi. E effettivamente sta cosa qua, detta così in quel momento, a volte tutt'oggi mi ripeto, magari nei momenti un po' più difficili, Difficili. guarda Pietro, tu sei chiamato ad amare oggi, domani non pensarci, oggi. E questo è bello perché amare ti porta sicuramente sempre cose belle, cioè amare non ti porta mai cose brutte. Per quello dico, non c'è motivo per non farlo, ci sono solo validi motivi per farlo. Ecco, io credo che l'esperienza dell'affido ci abbia anche fatto capire come anche i nostri figli, in realtà, i nostri figli naturali, insomma, ci sono affidati, non sono completamente nostri, il nostro compito è quello di custodirli, di educarli, di voler bene a loro, ma non sono nostri. E la presenza di un bambino affidato nella nostra famiglia ci ha dato ancora più consapevolezza di questo dono che sono i nostri figli per noi e anche del dono, insomma, che l'affido che abbiamo accolto in casa nostra è stato, insomma, non soltanto per noi come coppia, ma poi per tutta la nostra famiglia. È un dire sì. Per cui, insomma, il grosso è dire quel sì, ecco, quel sì Sì. iniziale. Poi la vita ti porta, no? Come per tante avventure, insomma, che si vivono, insomma, ti porta avanti, ti sostiene, insomma, se è un sì nel bene, non c'è da aver paura, insomma, e se c'è un po' di paura, si chiede aiuto.